Altra e definitiva svolta nell'affare Costantino. La trattativa che sembrava ormai avviata ad una buona conclusione per il Teramo oggi vede il capitolo definitivo di una trattativa pazza che più pazza davvero non si può. Nonostante l'inserimento nell'affare del Pescara che avrebbe tesserato il giocatore per poi girarlo in prestito al Teramo, l'attaccante ha deciso, dopo un'altra notte di riflessione, di accettare la corte della Triestina. Un dietrofronte inatteso, praticamente il secondo nel giro di pochi giorni. Solo venerdì l'intesa di massima dopo l'incontro tra Costantino, il suo entourage e Campitelli. I tre giorni di riflessione, il no di lunedì pomeriggio che sembra chiudere definitivamente la strada al ritorno dell'attaccante in Abruzzo. Altro giro, altra corsa nella mattinata di ieri quando il presidente del Pescara, Daniele Sebastiani, offre all'omologo Campitelli la possibilità di procedere ad un'operazione magari più complessa ma che avrebbe permesso a Costantino di avere 2 anni e mezzo di contratto col Delfino con i primi 6 mesi proprio in biancorosso. Trattativa saltata però qualche minuto fa a causa, con ogni probabilità, delle modalità di prestito che non devono aver convinto completamente il calciatore. E nella seconda fase di stallo dell'affare, per la seconda volta si è inserita la Triestina, cosa che già aveva fatto nello scorso weekend, ma stavolta con l'affondo decisivo. La società giuliana infatti ha perfezionato l'acquisto a titolo definitivo di Rocco Costantino, che dunque non giocherà la seconda parte di campionato col Diavolo, mancando un ritorno in Abruzzo che a questo punto sembra davvero stregato. E dire che era proprio l'attaccante del Sud Tirolo l'obiettivo conclamato della società di Luciano Campitelli, che da novembre lavorava a fare spenti sul giocatore che non avrebbe rinnovato il suo contratto con la società altoatesina a scadenza giugno 2019. L'offerta economica del Teramo era di quelle importanti. Accordo fino al 2021, uomo simbolo e non solo per i gol, di un progetto di rilancio tecnico. Nulla di tutto questo per la seconda volta, ma questa sembra davvero quella definitiva. In sede a Trieste è già pronto il contratto per Costantino, che firmerà oggi lasciando a bocca asciutta il Diavolo. Ora per il Teramo però è ora di cercare l'alternativa, ma non sarà facile perché la dirigenza aveva puntato davvero forte su di lui. Nelle prossime ore, passata la burrasca della seconda beffa nel giro di poche ore, il Diavolo si rimetterà al lavoro per cercare il profilo ideale per la seconda parte di campionato.